Salve cari amici, eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video. Chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti. Siamo felici di tornare nuovamente con voi. Bene, in questo video andremo ad affrontare due argomenti che in verità sono correlati l'uno con l'altro. Per quanto riguarda la prima parte di questo video, andremo ad affrontare un argomento che in verità è un bel po' di tempo che ci sta a cuore farlo, e riguarda il fatto che una infinità, e dico una infinità, di credenti in tutto il mondo non hanno un luogo dove raunarsi per una serie di fattori, ovvero in particolar modo ci riferiamo all'apostasia che ormai ha preso piede ovunque, e questo è stato ben profetizzato migliaia di anni fa. Ovviamente questo argomento poi ci obbligherà in senso lato a trattare anche alcuni aspetti dell'apostasia, e in particolar modo vogliamo prendere spunto da uno degli ultimi video che abbiamo fatto, che lo vado un attimo a prendere, così vi dico il titolo. Si tratta del penultimo video prima di questo, intitolato Risposta a un amico confuso e maltrattato da false religioni e falsi fratelli. Questo è il titolo che trovate nel nostro canale, entrando dentro. Bene, e quindi andremo ad approfondire un pochino di più questo aspetto dell'apostasia, perché qualcuno, carissimo fratello, ci ha scritto dicendo che era un po' scettico da quello che noi abbiamo presentato. E bene, in questo video proprio andremo a vedere, a dimostrare ulteriormente la grande apostasia che regna in questo pseudo movimento cristiano. Noi normalmente non facciamo nomi, ma quando si tratta di grandi movimenti, di personaggi molto noti, eccetera, eccetera, i nomi li facciamo e come, e anche la legge ci consente di dire che secondo noi il pensiero biblico è questo e non è quest'altro, quindi si può tranquillamente fare. Bene, ma prima di tutto vogliamo partire appunto con la prima parte del video. Vi invito veramente a prestare molta attenzione a quello che si dirà in questo video, perché è veramente, veramente molto, molto importante e sta coinvolgendo un'infinità di persone. Bene, allora abbiamo una infinità di persone che non sanno dove andare in chiesa, non sanno dove andare a raunarsi. Ora vogliamo precisare che in questo video non andremo a parlare di quelle persone che usano il pretesto di non avere un luogo dove raunarsi perché loro non hanno nessuna voglia di farlo, è semplicemente un pretesto, oppure non sono mai nati di nuovo, oppure non gli va minimamente di seguire il Signore, e quando invece loro avrebbero un posto dove andare. Quindi in questo video non tratteremo di queste persone, che sono altrettanto moltissime, sono moltissimi i cosiddetti appunto credenti, ma che non sono nati di nuovo e che proprio hanno la forma dell'apparenza, l'apparenza del bene, l'apparenza, come dice Timoteo, della pietà, ma non hanno la potenza, cioè quella vita che ti fa camminare appunto nelle vie del Signore. Quindi in questo video non andremo a trattare quella parte là dei credenti, ma andremo a trattare l'argomento che riguarda quei veri credenti che veramente vogliono andare in un luogo per raunarsi e celebrare il culto al Signore, l'adorazione, condividere la parola di Dio, le testimonianze, la comunione fraterna, l'amore fraterno, eccetera, eccetera, eccetera. Parleremo appunto di questi altri credenti. Prima di iniziare, vogliamo specificare quanto segue. Non vogliamo fare come il legalismo religioso ultraortodosso, se lo vogliamo definire così, noi li chiamiamo i legalisti del web, che vanno sempre a cercare i punti e le virgole pur di dare addosso a qualcuno. Allora,
che nella parola di Dio il termine chiesa indica i credenti nati di nuovo. Non so se lo sapete, ma siamo consci di questo. Sappiamo già che la Bibbia, quando si riferisce alla Chiesa, non si riferisce a quattro mura, ma si riferisce a anime viventi che sono nate di nuovo e sono nate di acqua e di spirito e perseguono la via del Signore. Questa è la Chiesa, di certo non so quattro mura. Però siamo altrettanto consci del fatto che il peccato non sta dappertutto. Non è che adesso, se io utilizzo un termine come appunto il termine chiesa per indicare invece che la chiesa di Gesù Cristo, quattro mura, come dire vado in chiesa, ovvero vado al luogo di culto o al luogo delle riunioni, non è che per questo io devo essere, come fanno alcuni, crocifisso. Ecco, questo legalismo religioso ultraortodosso, che veramente lascia molto a desiderare, noi lo combattiamo. Quindi in questo video, a secondo come stiamo parlando, si può riferirsi, ci possiamo riferire alla Chiesa come le anime o come la struttura che ospita le anime. Insomma, il buon senso penso che sia un qualcosa che venga da Dio, ok? Ok, volevamo precisare questo, scusate se lo ritenete patetico, ma d'altronde molte situazioni che ci circondano, appunto come quella del legalismo religioso, è veramente patetico. Bene. Tutto quello che diremo, tutto quello che leggeremo della parola di Dio, lo faremo, lo diremo, lo leggeremo sempre nel nome del Padre, nel nome del Figlio, nel nome dello Spirito Santo, che è benedetto in eterno. Amen. Gloria a Dio. Bene. Allora, vogliamo subito entrare in argomento, nell'oggetto, e vogliamo un po' sbrigarci, vediamo un po' se riusciamo a non farla troppo lunga. Allora, al di là di quello che vi dicono quei quattro gnosticini da quattro soldi nel web, che noi non dobbiamo ascoltare loro per imparare la parola di Dio, di certo non è la massoneria e lo gnosticismo che deve insegnare la Bibbia alla Chiesa di Gesù Cristo. Ecco, in questo caso per Chiesa si intendono le anime, non le mura. Ok. Che vi dicono una marea di sciocchezze, ok? E per avallare queste sciocchezze prendono un male. Ma un male non può annullare una verità, ok? Il fatto che alcuni credenti o molti credenti facciano il male, questo non significa che poi si può con questa azione giustificare che non andrebbero prese nella parola di Dio le verità che ivi si trovano. Molto semplice. Ora, strada facendomi, mi spiegherò meglio. Gloria a Dio. Uno dei comandamenti principali, ce ne sono una infinità, ma adesso ne coglieremo uno. Uno dei comandamenti principali della parola di Dio, proprio dalla Genesi questo, fino all'Apocalisse, è che il Signore ha costituito prima un popolo, che è stato appunto il popolo di Israele, e lo è ancora, popolo di Dio, e poi ha costituito un altro popolo che è la Chiesa di Gesù Cristo. Ma adesso vogliamo riferirci a quest'ultimo, ovvero la Chiesa di Gesù Cristo. Quando il Signore costituisce popoli, un popolo, una famiglia, lo costituisce come corpo di Cristo, quindi come unità, il cui capo di questo corpo, come dirà la stessa parola, è Cristo stesso. Ma il corpo, per essere corpo, deve essere un corpo unito. Se il corpo non è unito, ok, è un corpo che è storpio, ok? Bene. Quindi, che il corpo sia unito, che il corpo stia insieme, che il corpo si aiuti gli uni con gli altri, che si amino gli uni con gli altri, che portino avanti l'opera del Signore gli uni con gli altri, è una verità assoluta, è una verità razionale, è una verità biblica. Il credente è chiamato a essere inserito in un corpo, in una chiesa, ok? Questo è molto importante. Che poi vi vengano a dire che questo non è vero e che ci sono delle persone che vi vogliono attrarre a sé perché vi vogliono spremere,
Allora, il fatto che ci siano i cattivi, e ci sono tanti falsi maestri, come vedremo in questo video, tante false chiese, tanti falsi apostoli, tanti falsi pastori, tanti falsi ministri, tanti falsi evangelisti, tanti lupi rapaci, questo non annulla l'altra cosa che vi abbiamo detto, che è la verità, che c'è un corpo, c'è una parola, ci sono dei comandamenti. Quindi cerchiamo di distinguere le cose. Allora togliamo il male e riteniamo il bene. Noi dobbiamo sempre esaminare le cose da un punto di vista biblico e poi anche razionale, perché essendo stati creati a immagine e somiglianza di Dio, ma è chiaro che il Signore ci ha creati razionali e non come gli animali, che sono istintivi, che è un'altra cosa. Bene. Quindi se c'è un punto, una chiesa, una struttura che fa il male, ma non andare lì, ma non per questo tu sei giustificato di non andare da nessuna altra parte, consci del fatto che molto spesso i credenti non sanno dove andare a sbattere la testa, lo sappiamo, non è che siamo nati l'altro ieri, ma questo video serve proprio per dare un indirizzo biblico a quei credenti che sono giovani. Siamo consci del fatto che sono molti giovani che ci stanno seguendo e che stanno gettando radici nell'Evangelo. Bene, noi, nel nostro piccolo, vogliamo dare una parola biblica di indirizzo a questi credenti su come fare e come comportarsi. Questo è molto importante. Il Signore ha costituito un corpo, ha costituito anziani, ha costituito ministri, proprio per portare l'insegnamento biblico del sano e vero e unico e saldo e eterno Evangelo. Buona novella, buona notizia eterna. In questo Evangelo c'è potere per poter salvare e dare vita eterna. Ok. Allora, al di là del fatto che nella parola di Dio c'è proprio scritto che noi dobbiamo frequentare la Chiesa, infatti questi gnosticini che vi dicono il contrario, che non c'è scritto, vi dimostra per l'ennesima volta che questi si vogliono mettere a insegnare biblica senza avere nessuna competenza. E l'unica cosa che vi diranno è sempre la menzogna, non gli crediate. Allora, vogliamo entrare nella navigazione virtuale. Veramente vorrei andare un po' a correre. Ecco, perfetto. Allora, io però voglio vedere se l'ho preso. L'ho preso? Non mi ricordo. Sarà questo? Sì, è questo. Ok, l'ho preso. Allora, da questo momento siete con noi. Benissimo. Guardate quello che dice la parola di Dio e non Alessio Evangelisti. Allora, vogliamo andare in Efesi. Allora, Efesi 4. Ok, facciamolo un po' più grande. Efesi 4. Ok. Quindi Efesi 4, dal 3 al 6. Allora, studiandovi di serbare l'unità dello spirito per il legame della pace. Vi è un corpo unico, un unico spirito, come ancora voi siete stati chiamati per l'unica speranza della vostra vocazione. Vi è un unico Signore, una fede, un battesimo, un Dio unico, Padre di tutti, il quale è sopra tutte le cose, fra tutte le cose, in tutti voi. Notate come l'Apostolo Paolo ha scritto molte epistole. Tutte le epistole che l'Apostolo Paolo indirizzava queste epistole a delle chiese, a delle strutture. Il credente non è stato chiamato a vivere una vita da eremita. È impossibile. Se tu dici di amare qualcuno e non frequenti quel qualcuno, le tue opere smentiscono le tue parole. Qui dice: studiandovi di serbare l'unità dello spirito con il legame della pace, vivere in pace gli uni gli altri, perché quando noi
ok? Entriamo in una comunità, ciascuno di noi ha le sue abitudini, il proprio carattere, ok? E non è che uno entra il primo giorno e già è l'Apostolo Paolo, no, c'è un percorso da fare, ci sono cose ancora che dobbiamo lasciare indietro. Il Signore opererà nella nostra vita e nel nostro carattere tutto il tempo che staremo in questo mondo. Ci sarà sempre qualcosa da lasciare, ci sarà sempre qualcosa che noi diremo, faremo, che può offendere qualcuno. È normale, tutti lo facciamo. Ecco perché il Signore ha detto nella sua parola: sopportatevi gli uni gli altri. Non sto dicendo che ci è lecito peccare, no, noi non dobbiamo peccare, ma vuoi o non vuoi sbaglieremo, vuoi o non vuoi peccheremo, non che portiamo una vita di peccato, ma vuoi o non vuoi peccheremo, anche se io non voglio peccare, ma una parola, un pensiero, un'azione peccaminosa, tutti la facciamo, tranne che i legalisti del web, loro sono gli immacolati. Loro veramente non peccano mai, ma questa è un'altra storia. Infatti stanno sempre a mettere peccati e errori degli altri, parlo di quelli buoni, non degli apostati che vanno denunciati, non dei massoni che vanno denunciati, parlo di quelli buoni. Loro sono sempre pronti a mettere i peccati degli altri, ma non ho mai visto che si sono messi loro sul web dell'Inquisizione dicendo guardate, noi abbiamo fatto questo. Strano sta cosa qua. Quindi noi dobbiamo studiarci di non peccare, ma se io ti metto per iscritto tutti i tuoi pensieri, tutti, nell'arco di 24 ore, sai quanti peccati trovo io in quei pensieri? Quindi chi è senza peccato? Chi non pecca mai? Chi? Dice i legalisti del web, mo lasciamo stare loro, a parte loro, noi comuni mortali. Quindi il vincolo della pace, il legame della pace, o vincolo della pace, come dirà altrove, o altre versioni, significa sopportarci gli uni gli altri, perché il Signore ci ha messo in una comunità. E come dice qua, in un unico corpo. Alleluia. Ma non è tutto qua. Vogliamo andare in Filippesi? Filippesi 2. Me l'ha preso Filippesi, eccolo qua. Allora, Filippesi 2 dal 2 al 5 è scritto: rendere compiuta la mia allegrezza avendo un medesimo sentimento. Sta parlando di una comunità. Se uno dice di amare i fratelli e poi non li frequenta, dov'è il tuo amore? Se tu dici di amare il tuo partner e poi non lo vedi per 6 mesi, cosa farà il tuo partner nei tuoi confronti? Dice me molla, esatto. Perché? È strano il tuo partner o sei strano tu? Dice sono strano io, ecco appunto. C'è da riflettere, ok? Una medesima carità, un solo animo, sentendo una stessa cosa, non facendo nulla per contenzione, per vanagloria, ma per umiltà, ciascuno di voi pregiando altrui, più che se stesso. Non riguardate ciascuno al suo proprio, ma ciascuno riguardi anche l'altrui. Perciò che conviene che in voi sia il medesimo sentimento il quale ancora è stato in Cristo Gesù. Sta parlando di una chiesa, di un corpo, di una unità. Non c'è amore senza unità. Non c'è unità senza amore. È impossibile, se no sono chiacchiere. Ah, io sto bene a casa mia, o io sono presente in spirito, o io, tutte sciocchezze. A noi non ci devono interessare le argomentazioni degli uomini, della carne, ci deve interessare quello che dice la parola di Dio. Che poi tu non lo voglia accettare, che poi tu voglia cercare pretesti perché ci sono alcuni che attraggono le persone per derubarle, questo non annulla né l'amore né la parola di Dio. Non andare lì da quelle persone, ma non per questo puoi annullare la parola di Dio. È come quelli che per essere stati trattati male da falsi movimenti lasciano il Signore. Che c'entra il Signore?
Bene, ha capito il fratello che ci ha contattato, che gli abbiamo dedicato un video, che una cosa è l'uomo e una cosa è Dio. Il falso che l'uomo si comporti male non va a colpire l'amore di Dio, l'infinità di Dio. Gloria allo Spirito Santo. Ci sarebbero molti altri passi, ma se ci mettiamo veramente a fare a portarli tutti, sto video dura 100 ore. Allora, Ebrei 13, l'amore fraterno dimori fra voi, non dimenticate l'ospitalità, eccetera, 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 fra voi. I primi discepoli, nel libro dei Fatti degli Apostoli, si vedevano tutti i giorni, stavano insieme tutti i giorni, insegnavano parola di Dio tutti i giorni, spezzavano il pane tutti i giorni, condividevano le cose, i beni e tutto quanto tutti i giorni. Così comincia la Chiesa come modello. Gloria allo Spirito Santo. Qualcuno mi ha scritto poco fa, io ho dato una bella risposta secca, si è completamente contraddetto. Dice, tu non devi adorare lo Spirito Santo. Io adoro lo Spirito Santo, e come? Io adoro il Padre, gloria al Padre. Adoro il Figlio, gloria al Figlio. E adoro lo Spirito Santo, gloria allo Spirito Santo. Non c'è scritto nella parola di Dio, non c'è un solo caso dove si adori lo Spirito Santo. Capra e pseudo credente che non sei altro. Allora, nell'Antico Testamento adoravano il Padre? Sì. Nel Nuovo Testamento hanno adorato il Figlio? Sì. Per quale motivo io non dovrei adorare lo Spirito Santo e il Padre e il Figlio sì? Rispondimi. Inoltre, lo Spirito Santo fa un'azione nascosta. Ecco perché non è così palese. Ma se vai a investigare bene, noterai l'azione dello Spirito Santo in tutta la parola di Dio. E noterai come nel Nuovo Testamento ci si riferisce allo Spirito Santo dicendo lo Spirito Santo ben parlò, lo Spirito Santo ben profetizzò. Quando vai a vedere, riferendosi appunto all'Antico Testamento, il passo, lo vai a cogliere nell'Antico Testamento, troverai che è Yahweh che parlò, che è Elohim che profetizzò. Appunto, Padre, Figlio e Spirito Santo sono un solo Dio, ma tre persone. E quindi io adoro tutte e tre. Prego il Padre, nel nome di Gesù, per la potenza dello Spirito Santo, e adoro il Padre, adoro il Figlio e adoro lo Spirito Santo. Se tu non lo fai, è un tuo problema. Ma io non seguo te, seguo la Bibbia. Prima Pietro 3,8. Allora, prima Pietro 3,8 dice, siate tutti concordi, compassionevoli, fratellevoli, questo è un linguaggio arcaico, pietosi, benevolienti, vedete che bello che è il linguaggio arcaico, non rendendo male per male, o d'oltraggio per oltraggio nella comunità sta parlando, anzi al contrario benedicendo, sapendo che a questo siete stati chiamati, sta parlando nella comunità, oltre che nella vita quotidiana. Il Signore ha costituito comunità. Quando il Signore manderà a scrivere all'Apostolo Giovanni il libro dell'Apocalisse, e Dio, se ci fate caso, non ha detto scrivi a Giacomino che sta facendo l'eremita sul cucuzzolo non so che cosa, del Monte Everest. No, scrivi alle sette chiese, Filadelfia, Tiatiri, Laodicea e così via. Scrivi all'anziano, all'angelo della Chiesa. E poi questa epistola è stata fatta girare e oggi ce l'abbiamo tutti quanti. Il Signore ha costituito comunità, una Chiesa, ma molte comunità. Gloria allo Spirito Santo. E noi dobbiamo far parte di una comunità vera, non comunità apostate, come vedremo in questo video, dove ti vogliono derubare i soldi, dove si vogliono approfittare di te, dove ti vogliono inserire demoni, c'è un po' di tutto in questi ultimi giorni. Previo rapimento della Chiesa
ci troviamo immersi, come ha detto il Signore, dall'apostasia, immersi, affogati dall'apostasia. Ma non dobbiamo scandalizzarci, piuttosto dobbiamo fortificarci. Chi va alla guerra non deve essere no, bisogna essere duri, bisogna essere forti. Ma il Signore fa un'opera, e il Signore non vuole credenti timidi, come faceva Fantozzi. Cosa che l'apostasia va affrontata faccia a faccia, le persone vanno affrontate come si deve, con franchezza. Il peccato va affrontato con franchezza, le cose che non vanno vanno affrontate con franchezza, piano piano, piano piano. Lascia che il Signore operi in te. Bene, allora, potrei veramente proseguire. Guardate, basta leggere tutta la Bibbia, fermiamoci qua. Noi vogliamo andare proprio a culminare con il famoso Ebrei 10.25. A proposito, che gli gnostici vi dicono, non è scritto da nessuna parte che uno deve avere una chiesa. Ok, facciamo invio, eccola qua. Non abbandonando la comune nostra radunanza. Questo vale anche per i cattolici. Da quando sono bambino che sento i cattolici che dicono non è mica scritto che bisogna andare in chiesa. Ecco qua, Ebrei 10.25. Ovviamente quando tu all'apostata, all'ognostico, a quello che non vuole sapere niente di Dio, gli presenti la verità, lui non china il capo e dice hai ragione, ho sbagliato. No! Questo ti dimostra che loro la verità la odiano, la calpestano. E dalle azioni che loro procacciano che tu li riconosci. Quindi, oltre che è biblico, oltre che sta dalla Genesi all'Apocalisse, oltre che è razionale, oltre che il fondamento dell'amore è la comunione, le famiglie non possono essere divise. Quando sono divise è un guaio, e la società si sgretola, e la nostra società si è sgretolata proprio per la divisione delle famiglie, che poi la divisione delle famiglie ha portato violenza nei figli, promiscuità sessuale, vite disordinate, persone non oneste e così via. Quindi, non abbandonando la nostra comune raunanza, come oggi diremo molti usano fare. E non stiamo parlando in questo momento di quelli che abbandonano la comune radunanza perché sono carnali, perché non gli va. No, stiamo parlando adesso, questo video si vuole riferire a quelle persone che invece vogliono andare in una comune radunanza ma non lo possono fare per una serie di motivi. Okay. Questo è per voi. Adesso vi diremo come fare. Quindi, allora, penso che fino qua il concetto sia chiaro. Io penso che qualsiasi persona un po' razionale, che abbia un pochino di Spirito Santo, non ha bisogno di ulteriori dimostrazioni, argomentazioni, di ulteriore parola di Dio. Penso che sia più che chiaro e più che sufficiente. Benissimo. Per qualsiasi persona sia in buona fede. È chiaro questo, no? Non mi sto inventando niente. Non ho tirato fuori una nuova dottrina, non sono stato colpito da un meteorite, non ho visto visioni, non ho visto angeli, non ho fatto sogni, non ho visto niente. È tutta parola di Dio. Ok? Allora. In questo momento c'è un problema molto serio, serissimo. Questo vale per te, vale per me e vale per tutti. Che quelle persone che sono veramente nate di nuovo, sono veramente figli di Dio, vorrebbero tanto frequentare una chiesa regolarmente, vorrebbero appartenere a un corpo, vorrebbero
gustare dell'amore dei fratelli, della compagnia dei fratelli. E questo qui, Ebrei 10:25, lo ritroviamo nell'Antico Testamento, nel Salmo 133. Quanto è buono, quanto è piacevole che i fratelli dimorino insieme. Vedete, il Nuovo Testamento conferma sempre l'Antico e viceversa. Quindi anche nell'Antico Testamento c'è questo comandamento, questo è un comandamento. Non è che il Signore mette le parole così, le butta lì. No, la sua parola è purgata col fuoco. Quindi ci sono un'infinità di fratelli nel mondo, ma adesso vogliamo parlare della nostra nazione. Noi siamo italiani, ci troviamo in Italia e quindi parliamo a noi e anche a quelli che ci ascoltano dall'estero, perché noi siamo, grazie a Dio, molto seguiti da due nazioni. La prima nazione al mondo che ci segue è la Germania. Noi siamo arrivati anche in 4 settimane a circa 1000 visualizzazioni. Il picco è stato questo, in 4 settimane. E se no, normalmente sono, non mi ricordo quante, 400, 500, non lo so, non mi ricordo più, ma adesso è un po' che non lo vedo. E la seconda nazione che ci segue dall'estero è la Svizzera, che sta sotto la Germania. Io pensavo che erano gli Stati Uniti, invece no, gli Stati Uniti sono veramente pochi. E quindi salutiamo tutti i fratelli e gli amici che ci seguono dalla Germania, che Dio vi benedica. Allora, viviamo in un momento storico molto particolare. Siamo entrati praticamente nell'ultima decada, che il Signore da un momento all'altro suonerà lo shofar, la tromba, e la Chiesa sarà rapita. In questo frangente noi dovevamo già aspettarci da un pezzo, come è avvenuto, che l'apostasia avrebbe creato un disastro spirituale senza antecedenti. A tal punto che ormai tutto è stato conquistato dall'apostasia. Tutti i movimenti sono stati conquistati dall'apostasia. Tutti, tutti. In Italia non ce n'è rimasto uno che non sia stato conquistato. Tutte le cupole. Poi ci sono alcune cupole. Quando parlo di cupole parlo dei presidenti, dei capoccia, delle grandi organizzazioni. Questo ve lo posso dire io proprio direttamente, ma lasciamo stare. In alcune di queste organizzazioni sono rimasti pochi pastori che tengono duro e si guardano il gregge. Lascia stare perché non escono, c'è tutto un discorso, alcuni non vedono oltre il proprio naso perché sono semplici, altri non possono toccare niente perché il Signore sta operando e, come scritto, grano e pula lascia che camminino insieme. Guarda che fare il pastore non è semplice, io parlo dei veri pastori. Uno arriva sul web, fa 4 video o dice 4 cose e se pensa già di aver capito tutto. È molto difficile, ci sono tante cose. In più c'è l'umanità che alle volte ti limita. Sto parlando di quelli buoni, non di quelli cattivi. Quindi in tutto questo mare di apostasia ci sono alcuni pastori, ministri, evangelisti, quello che è, che tengono duro e stanno lottando con delle pressioni incredibili che voi non vi potete neanche immaginare, perché non ve le veniamo a dire voi. Io ho visto cose, addirittura pastori che si dimettono e mi dice ma si è dimesso, non si è dimesso, è stato tolto da quei cani che stanno sopra e che la pagherete cara. E avete capito a chi mi riferisco? La pagherete cara. Aver tolto il servo di Dio dopo decenni. La pagherete cara, molto cara, e già la state pagando cara. Ma questa è un'altra storia. Appioppare peccati a sani ministri per toglierli con la menzogna. Questo fate voi che state nelle cupole, la pagherete cara. Ma adesso non è per voi questo. Abbiate pazienza. Io ho visto tante cose.
Allora, e quindi ci sono tanti credenti che vorrebbero andare in una chiesa di sana dottrina, e quando vanno nelle chiese trovano uno scempio, pastori che se ne approfittano, pastori, ministri, quello che da apostoli, questa pagliacciata degli apostoli, lasciamo stare, ministri di culto che stanno lì sopra, che ti raccontano le barzellette. Uno arriva là che c'ha una marea di problemi, figli che si drogano, figli malati, genitori che stanno in fin di vita, problemi di lavoro, problemi di salute, vanno lì per pregare il Signore, per consolarsi, per sentire la presenza di Dio, per sentire, dico, un buon sermone, no perché il sermone è buono, perché è un buon predicatore, no, un buon sermone perché si predica la parola di Dio, vera e cruda com'è. Questo è un buon sermone. E no che te devo mantenere sveglio, che te devo far sentire qualcosa. Tu non devi sentire niente. Tu non sei chiamato a sentire. Tu non sei chiamato a seguire sogni, sentimenti. Tu sei chiamato a seguire la parola di Dio. Poi se il Signore ti fa fare un sogno, come me li ha fatti fare a me, se ti fa sentire la sua presenza come la sentiamo tutti, questo è un altro discorso. Gloria a Dio, benvenga, ed è biblico. Ma noi seguiamo la parola di Dio e non le emozioni. E quindi le persone vanno in chiesa per cercare queste cose, e se trovano uno che sta lì sopra a fare lo show, a fare il barzellettiere, perché magari nella vita avrebbe voluto far teatro e invece si è messo a far pastore, ma di che stiamo a parlare? O se mettono a chiedere soldi, o se mettono a organizzare cenette tutti i giorni, fa collette e collettine tutti i giorni. O si mettono a predicare aberrazioni, apostasia, o si trovano con movimenti dove ti creano un movimento dello spirito satanico con cadute per terra, all'indietro, o battesimi in acqua indemoniati, che adesso parleremo di questo. E no, come mi scrisse un carissimo fratello che io amo e rispetto tanto perché è un vero figlio di Dio, ma che non è così, e adesso te lo dimostrerò. E si trovano uno scempio del genere davanti. E devo dire, parliamo dell'Italia, ma anche del mondo, che una infinità di credenti, più del 50%, molto più del 50%, molto più, non hanno un luogo dove raunarsi. Non c'è. Perché si sono tutti o venduti o dati. C'è un precedente nell'Antico Testamento e la storia si ripete, dice la Bibbia. Elia era rimasto completamente solo, tant'è che disse al Signore: Signore, sono completamente solo. E il Signore gli disse: ce ne sono altri 7.000. E oggi è così, ce ne sono altri 7.000, ma sono nascosti, sono pochi, sono la minoranza, la gregge è piccola. C'è crisi di chiese, tanta. Io c'è una domanda che ogni volta che me la fanno mi arriva una spada qui al cuore. Quando mi scrivono e mi dicono: dammi una chiesa dove andare, io mi metto le mani nei capelli. Non lo vuoi accettare? Ma fa come ti pare. Senti, non mi importa niente, con tutto rispetto parlando. Queste cose sono bibliche, sono state profetizzate. E allora, fratello, noi però come possiamo fare? Ecco. In una chiesa apostata non ci puoi andare. Alcuni dicono di sì, anche persone che mi stanno vicino, ma io seguo la parola di Dio. Rispetto, ma seguo la parola di Dio. Il Dio creò il cielo e la terra e separò la luce dalle tenebre. Punto. Dal primo capitolo troviamo questo principio biblico. Non c'è comunione tra luce e tenebre, altrimenti un po' di lievito, disse Gesù, fa lievitare tutta la massa. Punto e basta.
sfide, senza starci troppo a girare intorno. E allora come fare? Dice, io sono solo, sono sola, non so dove andare e ho bisogno di una chiesa. Appunto, hai bisogno di una chiesa, non di una grotta di cialtroni che prostituiscono l'Evangelo. Se sicuramente molti di voi state così, allora pregate Dio, dobbiamo pregare, che vi facesse trovare almeno una persona, perché la chiesa, la riunione comincia da due, dice la Bibbia. Vedete, noi prendiamo la Bibbia. Dice, ovunque due o tre sono radunati, ivi sono io in mezzo di loro. Questo lo disse Gesù. Trovate almeno una persona, due persone siete, se poi siete tre, meglio. Riunitevi in casa periodicamente, significa settimanalmente, vedete voi, secondo i vostri impegni, una volta a settimana, come io lì non metto bocca, già siete molto appesantiti, pensa se te metto ulteriori, ok? Almeno una volta a settimana, state insieme, decidete voi quanto tempo avete a disposizione, e fate una piccola riunione. Che dovete fare? Guarda, state insieme, fate una piccola preghiera, lodate un po' il Signore, passate, non lo so se ce la fate, una mezz'oretta a lodare il Signore, a pregare, a lodare il Signore, circa mezz'ora. Vi mettete seduti per pregare, o intorno a un tavolo, o su un salottino, state lì insieme e lodate il Signore. Poi aprite la Bibbia, leggete un passo e state un po' di tempo insieme. E andate avanti così, andate benissimo. Gli apostati delle chiese vi diranno, no, questo non viene da Dio, ma che fai? Siete degli isolati, siete qua, siete là, fatelo entrare da qui e fatelo uscire da là. Impara a leggere la Bibbia, impara a credere a quello che dice la Bibbia. Impara ad ascoltare i veri servi di Dio, come dice la Bibbia, ma impara a rifiutare chi si vuol far passare per servo di Dio ed è servo dell'Anticristo. Questa è la parola di Dio che io vi porto, la parola di Dio che io vi porto. Nelle chiese di Gesù Cristo, allora, Romani 16.5, è scritto, salutate ancora la chiesa che è in casa loro. I primi credenti, quando sono usciti fuori dalla sinagoga, si riunivano in casa. Prima Corinti 16:19. Le chiese dell'Asia vi salutano. Quindi c'erano già delle chiese che anche non si riunivano in casa, queste cose c'erano, sì, è vero, ma c'erano anche Aquila e Priscilla insieme con la chiesa che è nella loro casa. Quando vi riunite in casa siate prudenti, attenzione a chi fate venire, siate allerta, giudicate gli spiriti. No, che io non giudico, lascia stare chi non vuole giudicare, voi giudicate tutto. Prima Corinti 14, mi pare 29, giudicate ogni cosa, provate gli spiriti, occhio a chi fate venire, occhio, attenzione, muovetevi con saggezza. L'amore non annulla la prudenza, non è chiunque venga e dica, gloria a Dio, ok, gloria a Dio, benissimo. Vediamo se il comportamento, tutto quello che fai, le azioni, è gloria a Dio. Però, gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Dio, e poi te buggerano.
Colossesi 4:15. Riguardo a questa epistola, sarà letta fra voi, fate che sia ancora letta nella chiesa dei Laodicesi e che ancora voi leggiate quella che vi sarà mandata in Laodicea. Questo non c'entra niente, perché l'ho preso, non lo so. Filemone. Vabbè, mo... Vabbè, comunque, allora, diletta Appia, Archippo, nostro compagno di milizia, e alla chiesa che è in casa tua. Purtroppo, a mali estremi, estremi rimedi. Una cosa è certa. Non potete stare senza una chiesa, senza comune raunarsi. Qualcuno dirà, fratello Alessio, io sto sperduto nel paesino del batte la pesca, scusate il termine. So solo io. Che devo fare? Dio è grande, ti porterà avanti. Se non dipende da te, ti porterà avanti. Prega tutti i giorni che ti faccia trovare qualcuno con cui pregare e condividere la sua parola. Amen. Dio è grande. Non fare il problema che hai, per quanto possa essere grande, più grande di Dio. Ma fai Dio, come deve essere, com'è, più grande del tuo problema. Questa è una lezione che dobbiamo imparare tutti noi. Giorno dopo giorno, fin tanto staremo in questo mondo, cominciando da me. È una grande lezione di vita. Difficile, siamo di carne, siamo fragili, siamo deboli. Ma la grazia di Dio è infinita. Penso di essermi spiegato? Penso di aver reso il concetto? Spero di sì, me lo auguro. Se non è stato chiaro, scrivetemi. Ok? Se ho sbagliato, fatemelo presente. Se ho detto cose antibibliche, fatemele presente. Rimedierò. Io sono cresciuto con queste parole, con questo insegnamento, perché è l'insegnamento che io vedo anche nella parola di Dio, perché grazie a Dio io sono nato prima degli anni Ottanta, quindi prima dell'apostasia. E quindi grazie a Dio che ho avuto la benedizione di crescere con persone che non erano apostati. E questa è una grande benedizione. Queste cose mi sono rimaste e mi hanno portato avanti da quando sono fanciullo. Gloria allo Spirito Santo, come dicono alcuni. Non lodare lo Spirito Santo. Vergognati, che Cristo ti sgridi. Ok. Allora, detto questo, abbiamo parlato di apostasia. Ci sono una marea di persone che non sanno dove andare in chiesa e si trovano in queste condizioni, ok? Perché non ci sono questi mascalzoni che vanno vendendo la falsità. Come vendono? Come si vende la falsità? Come si vende Satana? Come si propone a te? Con le corna e il bastone o il forchettone come si dica. Come si propone Satana a te? Tappare, ti dice: sai, io sono Satana. Sì, lo fa con gli stregoni, con quelli che proprio lo cercano proprio sfacciatamente, quello sì. Ma chi non lo cerca, chi non vuole avere niente a che fare con lui, come si propone Satana? Brutto com'è? Alcuni dicono è un angelo di luce. Falso. Satana non è un angelo di luce, era un angelo di luce, ma è proprio scritto che un fuoco è uscito fuori da lui e il fuoco brucia e lo ha distrutto e fa schifo, è brutto. Satana è brutto, non è un angelo di luce, non è bellissimo, è falso. Non è biblico dire questo. Satana fa schifo, è brutto. Se vedi Satana, te pian corpo, per quanto è brutto. Quindi come si presenta Satana? Brutto com'è? No.
si presenta come angelo di luce, ma è una maschera. E quindi quando Satana si presenta a te, non è che si presenta con la pura menzogna. No, Satana si presenta con 99 verità e una menzogna, e quella menzogna andrà poi a colpire le 99 verità. Ecco come riconoscere il movimento apostata. Il movimento apostata, i movimenti apostati, si presentano a te con un fiume di verità. Guardate quello che fa il birillo di turno. Ti dice tante cose vere, ti mette tanta informazione, poi in mezzo ti ci mette la menzogna e non ci fa capire niente. Le persone instabili ci cascano. In particolar modo chi ci vuole cascare. E così sono i movimenti apostati. Ti presentano un mare di menzogne, di verità, e in mezzo quel poco di menzogna che ti va a distruggere tutto il resto. Nello specifico ci riferiamo al penultimo video che sta qua nel nostro canale, eccolo qua, risposta a un amico confuso e maltrattato da false religioni e falsi fratelli, eccolo qua. Questo video noi non sapevamo se fosse stato un video da parte di Dio, ma a questo punto noi pensiamo che questo sia un video da parte di Dio, perché intanto ha aiutato quella persona. Quella persona ha capito, e qui c'è l'opera di Dio, e quella persona ha capito che non c'è da rifiutare il Signore per colpa di dei mascalzoni come sono questi, che adesso farò nome e cognome, perché noi facciamo i nomi e i cognomi dei personaggi grandi e non dei gnosticini, di quelli piccolini o del canalino piccolo. Quelli non ci andiamo a sporcare per loro. Ma quando so cose grosse, tipo, noi diciamo che il fratello Giuseppe è un fratello, tra virgolette, intanto è antitrinitario, e poi sta mandando allo sfracello una marea di persone che gli sta dicendo che in Sud America si troverà sicurezza quando ci sarà la grande tribolazione, e quindi di vendere tutto quello che uno ha, case, proprietà, e andare in Sud America, quando il libro dell'Apocalisse parla chiaro e dice che durante la grande tribolazione tutte le città del mondo saranno distrutte, tutte le montagne saranno abbassate e distrutte, tutte le isole saranno distrutte, il terremoto ci sarà in tutto il mondo, l'asse terrestre, moriranno solamente in due occasioni, abbiamo fatto i conti, circa 4 miliardi e 900 milioni di persone. Queste sono persone apostate che non dicono cose bibliche. E io devo tacere? Non devo avvertire la Chiesa perché non devo giudicare? Tu non giudicare, io giudico. E tutto giudico. Prima Corinti 14, 29. Imparate l'italiano. Dice, tu non devi condannare, amico mio, condanno il peccato, condanno l'apostasia nel nome di Gesù Cristo e lo sgrido nel nome di Gesù Cristo. Tu fai quello che vuoi. Io la conosco, la Bibbia, se ragioni così mi paragono con te. A differenza di te, io la Bibbia la conosco e la predico. E voglio aiutare quelle poche persone che sono in buona fede, perché siamo pochi. Siamo la gregge e poca. Il Signore rapirà la sua Chiesa? Sì, il 5% è Chiesa, il 95% non è Chiesa. È così alto? La gregge è molto poca. Se io vi dico quello che io ho visto con i miei occhi, io ho visto quasi 100 persone essere salvate, quasi tutte battezzate di Spirito Santo, vi sto parlando di decenni addietro. Sapete quante sono rimaste in piedi? Circa queste. Su 100 persone circa 5. Dati allarmanti. È una doccia fredda? Impara a correre e fortificati. Questa è la situazione. Diamoci una svegliata. Quindi, noi, questa persona,
è stata colpita, ci ha scritto, qui le leggiamo la sua mail, la sua carta, e quindi questo video è correlato a quest'altro video qua. Quindi dovete sentirvi questo video qua. Bene, qui si andrà a confutare il movimento Ultima Riforma, si chiama così. Bene, noi siamo andati sul sito www.ultimariforma o l'ultimariforma.it, l'ultima scrivetelo senza apostrofo, entrate nel loro sito. Quindi è proprio il sito ufficiale. E noi ci siamo stampati, sulla voce battesimo, il battesimo in acqua, molto più che un simbolo, ci siamo stampati quello che crede questo movimento. A proposito del fratello, caro fratello, che saluto, non faccio il nome per privacy, ti saluto caro fratello e ti rispetto, perché tu sei un fratello vero, con la F maiuscola. E quindi bisogna che io ti rispetti. Però lui è un po' perplesso su quello che noi abbiamo detto. Bene, io adesso, caro fratello, a te e a chiunque sia necessario, andrò a dimostrare, come è scritto nella parola di Dio, anche in Timoteo e anche in Tito, di turare la bocca. Tito dice di turare la bocca a costoro che promuovono false dottrine. Turare la bocca, di riprendere, di sgridare, dirà Timoteo l'apostolo Paolo. Ci attireremo tanti nemici. Servire il Signore è persecuzione, dire la verità è persecuzione. Giovanni non stette zitto, il Battista, sto parlando del Battista. Il Battista non stette zitto, denunciò e gli tagliarono la capoccia. Chissà che non me la taglino pure a me. Se Dio lo permetterà, sì. Se Dio non lo permetterà, nulla toccherà un capello del mio capo. Sia fatta la volontà del Signore. Allora, questo movimento noi lo andremo a confutare, perché anche la legge ci dice che io posso tranquillamente dire quello che tu dici non corrisponde a quello che dice la parola di Dio. Tu dirai no, corrisponde, e allora vabbè, si farà il dibattito biblico. Quindi si può tranquillamente dire. Poi io il tuo sito non lo faccio vedere, quindi non mi puoi citare manco per copyright e fammi chiudere il video. Quindi voi andate su www.l'ultimariforma.it, l'ultima senza, se lo scrivete sulla barra senza apostrofo, e cadete appunto sul loro sito. Poi andate sulla voce il battesimo in acqua, molto più che un simbolo, troverete questo. Allora, questo movimento dice cose antibibliche, e questo fratello che ci ha scritto si è trovato in questo movimento e gli sono successe cose che a lui non gli hanno fatto bene. Ok. Allora, loro dicono, allora, vediamo se è vero che non sono un movimento che non promuove la vera Bibbia. Allora, molti sono ingannati, loro dicono, indotti a credere che basti chiedere a Gesù di entrare nel tuo cuore per avere la salvezza eterna. Se lo fai col cuore, sì. Se lo fai col cuore, sì. Se tu veramente confessi col cuore e invochi col cuore il nome di Gesù, sei salvato. Ah, poi se lo fai in modo ipocrita, se lo fai come scongiuro, vabbè, quello è un'altra cosa. Non mischiamo le due verità. Ma per essere salvati bisogna credere, e questo è per grazia. E chi crede e invoca e confessa il nome di Gesù è più che sufficiente per essere salvato. Sì, è l'esatto opposto di quello che tu dici. Basta e avanza. Vuoi che te lo dimostro scritturalmente? Facciamo, che ci stiamo a fare noi? Alessio Evangelista, che ci sta a fare? Dice, per rompermi le scatole. Per romperti le scatole? No, per denunciarti che quello che tu dici non è biblico. Allora, Romani 10.13 dice, impero che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Tu dici qua che non basta.
cominciamo a vedere che ci sono cose che non vanno. Non vi basta? Loro fanno riferimento al libro degli atti e basta, ovvero fanno proprio pongono grande enfasi. Attenzione, la parola di Dio è suddivisa in libri. Ci sono libri dottrinali, libri sapienziali, libri profetici, libri storici. Atti degli Apostoli non è un libro dottrinale, è un libro storico. Che poi ci possa essere qualcosa di dottrina, questo può essere un altro discorso, ma non è un libro dottrinale. La dottrina non si va a cercare nel libro dei Fatti degli Apostoli, si va a cercare nei libri dottrinali. Il primo su tutti, nel Nuovo Testamento, sai bene qual è: Romani. Ma prendiamo Fatti degli Apostoli. Atti 2.21. E avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Voi qui dite: molti sono ingannati, indotti a credere che basti chiedere a Gesù di entrare nel tuo cuore per avere la salvezza eterna. Basta e avanza. Se lo fai col cuore, certo. Dice: ma forse sei un po' troppo... sei un po' troppo duro, Alessio, ma magari nel contesto loro vogliono dire, o se continui a leggere, continuiamo a leggere. Vediamo. Hai ragione. Vediamo. Diamogli qualche altra possibilità. Qui stiamo parlando di persone che non so se sono ministri. Cioè, non so, persone che rappresentano un movimento, quindi sono persone che dovrebbero sapere come scrivere. Come quando noi facciamo i video, se uno si mette a fare un video deve sapere, signore mio, quello che dici, se no limitati. Se sei nato da due giorni e te vuoi mettere a fare i video, limitati a quel poco che il Signore sta facendo in te. Vai piano, non corre, piano piano. Attenzione. Ok. Quindi qui io presumo che dovrebbero essere credenti maturi. Un credente maturo già cominciato male. Andiamo avanti. Allora, vediamo. Se dobbiamo tornare alla vita di cui leggiamo nel libro degli Atti, quindi loro fanno enfasi sul libro degli Atti e dicono: se dobbiamo tornare alla vita di cui leggiamo nel libro degli Atti, noi rispondiamo: dobbiamo tornare alla vita del libro degli Atti? Sì, ma con la dottrina che si trova dopo il libro degli Atti. Io non posso andare alla vita del libro degli Atti ed escludere la dottrina che si trova dopo il libro degli Atti. Il mio fondamento è la parola di Dio e la dottrina nella sua unità. La somma della tua parola, dice il Salmo 119, è verità e non un verso isolato fuori dal contesto. Oh no. Se dobbiamo tornare alla vita di cui leggiamo nel libro degli Atti, dobbiamo avere il giusto fondamento. Appunto, il fondamento è la dottrina di Cristo. È la dottrina che troviamo dopo il libro degli Atti, no? Senza scartare i quattro Vangeli. In Giovanni 3 Gesù afferma che se una persona vuole nascere di nuovo, deve nascere di acqua e di spirito. Bene, Gesù non ha mai parlato di una preghiera della salvezza. Ha insegnato che dobbiamo ravvederci davanti a Dio e l'importanza del battesimo in acqua e nello Spirito Santo. Allora, questa cosa è un po' ambigua, anche nel mezzo nostro, a proposito della preghiera della salvezza. Se voi conoscete un pochino la parola di Dio, voi sapreste che la salvezza si ottiene per grazia, e l'accesso alla grazia si concretizza in virtù della fede.
E la fede ci porta a credere e a confessare. Quando io confesso che Gesù è il Signore, come abbiamo potuto vedere, io entro nella salvezza, in automatico, se lo faccio col cuore, se invoco col cuore il Signore. Quando una persona predica l'Evangelo a uno con tutto rispetto, uno Zulu che non sa niente, e gli predichi il Vangelo e quello veramente crede, lo Spirito Santo entra e opera in lui e non sa niente, e tu in quell'occasione gli dici: vuoi fare una preghiera con me? Quello sì, come si fa? Come facevo io quando avevo 5 anni, che volevo entrare dentro tutte le chiese che vedevo e poi dicevo: voglio pregare. Prega. E come si fa? Allora ripeti con me. Questa è una confessione di fede che tu fai in un caso eccezionale, che poi lui andrà avanti con le proprie gambine, mediante la potenza dello Spirito Santo che lo riempie, lo guida, e si usa anche dei fratelli anziani per insegnargli la dottrina come scritto nella parola di Dio. Tutto questo non viene annullato dalla Scrittura. Che poi ci sono alcuni che si comportano male, che lo fanno male, che ci sono falsi ministri, false situazioni. Lasciamo stare adesso questo, parliamo del vero. Non c'è niente di male in tutto questo. Come lo vogliono presentare alcuni, come dire, far fare la preghiera della salvezza a uno, lo vogliono presentare come il male del mondo, è come succede anche nel nostro mondo. Cerchiamo di avere un buon discernimento, o no? Pregare uguale invocare, invocare uguale salvezza. Dice Alessio: ma sei un po' drastico, non è sufficiente quello che abbiamo detto fino adesso, non è sufficiente quello che abbiamo letto fino adesso, non è sufficiente quello che abbiamo visto in questo video che gli hanno fatto fare a questo fratello? Non è sufficiente tutto questo? Andiamo avanti. All'epoca in cui era su questa terra, Gesù ce lo potevano scrivere, però vabbè. All'epoca in cui era su questa terra, non poteva battezzare nessuno in Cristo e nello Spirito Santo, perché era ancora nel vecchio patto. Vabbè, se sei un ministro di Cristo, ti invito a non scrivere vecchio, come mi hanno insegnato a me gli anziani. Se sei un ministro, dovresti sapere che vecchio è dispregiativo. Si dice antico. Vabbè, dai, ci sta. All'estero lo usano un po' tutti. Però qui in Italia, piccola annotazione, ma questo non dimostra niente. Quindi, perché erano ancora nel vecchio patto, Gesù non era ancora morto sulla croce e lo Spirito Santo non era ancora sceso sulla terra. Ma dopo la croce vediamo l'adempimento della nuova nascita di cui Gesù parlò in Giovanni 3. Tutto questo lo potete seguire dal sito, voi entrate l'ultimariforma.it, andate battesimo in acqua, molto più che un simbolo. Oggi è 17 febbraio, sono le 10:27 e ad oggi è così. Poi, se dopo questo video lo andranno a modificare, ma comunque rimane che la fede del movimento Ultima Riforma di Stottergam, come si chiama, non mi ricordo, è questo, e il loro pensiero è questo. Poi prosegue, dice: in Atti 2 Pietro si alzò e disse alla folla: ravvedetevi, come Gesù diceva, e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo, mostrandoci per la prima volta il pieno Vangelo. Dalla Pentecoste in poi, ogni battesimo in acqua è fatto nel nome di Gesù, e questo viene messo in grassetto, viene fatto nel nome di Gesù per il perdono dei peccati. Seconda anomalia: il battesimo fa parte del Vangelo, del processo di salvezza, e molto più che un simbolo. Queste persone, quando ti battezzano, non ti battezzano,
nel nome del Padre, nel nome del Figlio, nel nome dello Spirito Santo. Ti battezzano nel nome di Gesù. Quindi da una parte noi vediamo un movimento che dice che c'è una Trinità, che c'è un Padre, che c'è un Figlio e che c'è uno Spirito Santo, e poi vediamo dall'altra parte che quando ti fanno il battesimo nell'acqua non ti battezzano, come è scritto in Matteo 28, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ma ti battezzano nel nome di Gesù. Questa è una aberrazione biblica. Noi abbiamo fatto un video tu vai qua nel nostro canale, scrivi battesimo, ci sono due video che noi abbiamo fatto che sono lo stesso video e sono questi qua, eccolo qua, si intitola, ce n'è un altro, battesimo di Spirito Santo. No, non è questo, è questo qua. Battesimo di Giovanni, di Gesù, trinitario, pedobattesimo, studio biblico. Qui dimostriamo come il battesimo si fa nel nome del Padre, nel nome del Figlio e nel nome dello Spirito Santo. E battezzare qualcuno nel nome di Gesù non è biblico. Una persona ripiena di Spirito Santo, come loro dicono di essere, una persona ripiena di Spirito Santo può predicare un Vangelo diverso? Può commettere un errore biblico così grande? Può andare a toccare il fondamento biblico? Cioè, noi possiamo avere idee diverse, sì, ma che esulino dal fondamento biblico. Cioè, che non vanno a toccare il fondamento biblico. Ma quando un'idea diversa va a toccare il fondamento biblico, non possiamo avere idee diverse. In caso contrario, si è anatemi. Poi lo stesso video lo trovate sotto un altro titolo, Battesimo Cristiano Studi Biblici. Vi consiglio di guardare anche questo, la Trinità, gli antitrinitari saranno salvati, perché io qui dimostro come molte volte l'antitrinitarismo si maschera da trinitarismo. Cioè io ti dico, sì c'è la Trinità, però poi faccio delle azioni e delle opere che vanno a colpire la Trinità. Azioni e o opere. Non si può battezzare in acqua qualcuno nel nome di Gesù. Non è biblico. Come possiamo vedere, cominciamo a notare che questo movimento non presenta una corretta dottrina biblica. Non è sufficiente? Loro dicono, dalla Pentecoste in poi ogni battesimo in acqua è fatto nel nome di Gesù Cristo. Falso. È fatto nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Fatti degli Apostoli non presenta dottrina. La dottrina si trova altrove, nei libri dottrinali e senza scartare i quattro Vangeli, dove Gesù ha detto, dopo essere morto e risorto col corpo glorificato, di battezzare nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Fatti degli Apostoli ti racconta una storia in modo generale, perché ti racconta decenni e decenni e decenni di storia in poche righe, e non te possono mettere tutto nero su bianco, altrimenti avrebbero dovuto scrivere centinaia di libri. E non ti porta dottrina, ma ti racconta una storia. Gesù, in Matteo 28, ti sta dando dottrina, ti sta dando un ordine, non ti sta raccontando una storiella, ti sta dicendo di fare una cosa come ordine e decreto, e ti sta dicendo di battezzare nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E tu vai contro quello perché vuoi fondare tutta la tua vita su Fatti degli Apostoli? E vuoi farlo senza dottrina? Fatti degli Apostoli non presenta dottrina, presenta storie. La dottrina si trova altrove. E tu sei un maestro della legge? Sì? Davvero?
Non è sufficiente, fratello, che mi hai scritto? Ne vuoi ancora? C'è. È solo l'inizio. Voi che siete scettici su questo movimento, su questi movimenti apostati, gente che non sa dove andare in chiesa, un povero cristiano che mi ha scritto disperato e che noi abbiamo aiutato e che qualcuno, non chi mi ha scritto, qualcun altro mi ha scritto che gli vuole dare addosso invece di avere pietà e amore per queste persone che hanno sofferto per colpa di farsi movimenti? E io dovrei stare zitto? Per fare piacere a te? Io non devo piacere a te. Io devo piacere a Dio. Il battesimo in acqua è fatto nel nome di Gesù per il perdono dei peccati. Ah, quindi il liquido che lava i peccati non è il sangue di Cristo, ma è l'acqua del battesimo. Salute, c'è stato l'arrocco? Cioè, praticamente questi hanno tolto il liquido vero che lava il peccato, che è il sangue di Cristo, e l'hanno sostituito con un altro liquido, il liquido dell'acqua. Nell'Antico Testamento l'acqua serviva per i lavacri, ma quello che toglieva il peccato nell'Antico Testamento era il sangue delle vittime. O non hai mai letto l'Antico Testamento come lo chiami tu, vecchio? Per me non è vecchio, per me è ancora vigente. Ecco perché non lo chiamo vecchio, è antico. Quindi quello che lava i peccati è il battesimo. E questo sono anche altri evangelici a crederlo, sapevate? Questo non mi voglio mettere a fare troppi nomi. Molti di voi che ci seguite, soprattutto dalla Germania, che fate parte di quel movimento, i vostri pastori predicano e credono e dicono che quello che toglie il peccato, che quando tu ti battezzi e quel battesimo in acqua ti toglie il peccato, buscia del diavolo. L'unica cosa che può togliere il peccato dal mondo è il sangue dell'agnello di Dio. Non ci credi? Non ci credi, eh? Fratello che mi hai scritto, comincia a vedere che so parecchie cose strane che dicono questi qua. Tu che li difendi. E questo video lo faccio perché ti voglio bene, non perché ti voglio male. Allora, vogliamo dare un po' di sostanza, un po' di fondamento biblico. Allora, vediamo. Se io vado in Efesi, 1 punto, facciamo 1, va? No, non così. In cui abbiamo la redenzione per il suo sangue, la remissione dei peccati, secondo le ricchezze della sua grazia. La redenzione per il sangue, la remissione dei peccati è per il sangue. Perché sostituisci il liquido del sangue con il liquido dell'acqua? Non ti basta, vero? Mo tu già stai a pensare a tirarmi fuori, no? Gli assi nella manica, come li chiamano loro. Perché è scritto? Ci arriveremo i passi che usano loro. Noi, come mi ha detto giustamente il fratello, dice informati bene, ma infatti, come vedi, mi sono informato ancora meglio e sono emerse altre cose. Pensa se poi mi informerò ancora di più e farò un altro video. Lasciamo stare. Colossesi 1, andiamo al verso 14, se non ti basta, e leggiamo in cui abbiamo la redenzione per il suo sangue. Non ti basta? Matteo 26, 28. Matteo 26.28 dice: questo è il mio sangue. Qui è Gesù che parla durante la
la celebrazione della Pasqua. Questo è il mio sangue, che è il sangue del nuovo patto, il quale sarà sparso per molti in remissione dei peccati. Qui è Gesù che parla, non ti basta? Io ti faccio una domanda a te, ma tu ci credi al Signore Gesù? O preferisci credere a quello che senti, a quello che ti sogni? No, perché io ho sentito questo, proprio l'ho sentito, tipico dei giovani della fede, come lo facevo anche io quando ero giovane nella fede. Giovani nella fede, imparate a non lasciarvi trasportare e guidare dai sentimenti. Quello che senti non è la tua guida, è quello che è scritto. Se poi senti qualcosa che è scritto, il Signore ti fa sentire qualcosa perché queste cose avvengono e viene convalidato dalla parola di Dio, gloria a Dio. In caso contrario, scarta il sentimento, scarta il sogno e lascia la parola di Dio. Il fondamento è la parola di Dio. Tutto il resto, sentimenti, sogni, visioni, tutto quanto viene sopra. Non capovolgere la situazione. Fatti 20:28. Mamma mia. Facciamo così. Atti 20:28. Attendete dunque a voi stessi, tutta la gregge, nella quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi. Lo Spirito Santo è una persona razionale che pensa, vede, ordina, decreta, legifera. E va anche lodato. Per pascere la Chiesa di Dio, la quale egli ha acquistata col proprio sangue. Noi siamo stati acquistati col proprio sangue. Il battesimo è un simbolo, lo dice la parola di Dio, è un simbolo. Noi siamo immersi nell'acqua e usciamo fuori, quindi morte al vecchio uomo e vita al nuovo uomo, nuova nascita. E la parola di Dio simbolizza anche fiumi di acqua viva, lo Spirito Santo e la parola di Dio che è acqua. Io non faccio il battesimo in acqua perché devo nascere di nuovo. Io faccio il battesimo in acqua dopo che ho confessato, ho ottenuto la salvezza, sono nato di nuovo. E non troverete un solo passo nella parola di Dio dove uno va a fare il battesimo in acqua ed è indemoniato, ed è completamente indemoniato, escono fuori i demoni. Anche se tu hai avuto questa esperienza, la parola di Dio non la convalida. E se succede, non convalida la parola di Dio. C'è qualcosa che non va, è anomalo. Quella persona non andava battezzata. Un indemoniato non può essere battezzato. Un indemoniato non può essere battezzato. Si battezza chi è nato di nuovo, chi ha accettato Gesù Cristo, chi ha confessato il Signore come suo salvatore, personale salvatore. Un indemoniato non può essere battezzato. Non è biblico. Che tu lo senti, che tu lo pensi, che tu hai avuto questa esperienza, non è biblico. Io non seguo le tue esperienze e tu non sei tenuto a seguire le mie esperienze, tu sei tenuto a giudicare le mie parole se sono bibliche. È duro questo parlare, ma il cristiano è anche una persona dura. Gesù non andava dicendo: Sire, la signoria vostra è alquanto un po' serpentina. No, diceva razza di vipere. Ecco cosa diceva. Prendeva la frusta, non per darla addosso alla gente, perché l'ha data addosso alle cose, ma era un uomo duro. Razza di vipere, chi vi ha insegnato a fuggire all'ira a venire? Quando parlava di questi falsi apostoli, non quando parlava della povera gente in difesa, ma dei falsi apostoli, falsi ministri, che stanno ingannando tanto, cominciando da questo fratello che ci ha scritto che è completamente in un mare di confusione, poverino. E noi dobbiamo aiutare queste persone a uscire fuori da chi non procaccia la parola di Dio vera.
Ma non è tutto qui. Romani 3:24. Essendo gratuitamente giustificati per la grazia di esso, per la redenzione che è in Cristo Gesù. Gesù è venuto, si è fatto uomo, ha vissuto una vita senza peccato, ha cominciato il suo ministero, ha portato avanti il suo ministero, è morto, è risorto, è andato alla destra di Dio, intercede per noi in Lui. È l'unico nome per il quale possiamo essere salvati, solo in Gesù, nel suo sacrificio, nella sua morte, nella sua resurrezione, per il suo sangue. I credenti che si trovano su nel cielo, chi sono tutti costoro? Questi sono costoro che hanno imbiancate le loro vesti nel sangue dell'agnello, il liquido che dà redenzione, che salva, che dà vita eterna. E il sangue dell'agnello non è il liquido dell'acqua. Costoro dicono che il battesimo viene fatto nel nome di Gesù, non per la Trinità, e per il perdono dei peccati. E poi più avanti dice: il battesimo fa parte del processo di salvezza. Falso. Io prima vengo salvato, dopo vengo battezzato in acqua. Ovviamente, quando vengo salvato, sono chiamato a mettere in pratica i comandamenti del Signore. Dopo la salvezza. E il primo comandamento che io devo mettere in pratica è quello di battezzarmi. Dopo essere salvato. E il secondo comandamento che devo mettere in pratica è celebrare la cena del Signore o la Santa Cena, perché battesimo nell'acqua e cena del Signore sono due comandamenti correlati. Di questo ne abbiamo già parlato in un video che trovate nel nostro canale. Il quale ha dato se stesso per prezzo di riscatto per tutti, secondo la testimonianza riservata ai propri tempi. Ebrei 9, 12, 15. E non per sangue di becchi e di vitelli, ma per il suo proprio sangue è entrato una volta nel santuario, avendo acquistata una redenzione eterna, perciò che se il sangue dei tori nell'Antico Testamento le persone trovavano riscatto attraverso il sangue dei sacrifici, ma questo sangue prefigurava il vero sangue, perché il sangue di animali, come già detto nel video precedente, non può salvare nessuno. Se il sangue di tori e di becchi e la cenere della giovenca, qui parla della paraduma, della giovenca rossa di Numeri 19, sparsa sopra i contaminati, santifica alla purità della carne, quanto più il sangue di Cristo, il quale per lo Spirito eterno ha offerto se stesso puro di ogni colpa a Dio, purificherà egli la vostra coscienza dalle opere morte per servire all'Iddio vivente. Perciò egli è mediatore di un nuovo patto testamento, a ciò che essendo intervenuta la morte per il purgamento delle trasgressioni sono state sotto il primo testamento, i chiamati ricevano la promessa della eterna eredità. Ebrei 9:22 dirà: e presso che ogni cosa sia purificata con sangue, secondo la legge, senza spargimento di sangue non c'è remissione. Senza spargimento di sangue non c'è remissione. L'acqua non lava i peccati di nessuno. L'acqua, l'unica cosa che te può lavare, molto stop e di, però siccome stiamo parlando di cose sante e che proprio voi ce le volete togliere. L'acqua, il battesimo in acqua, è un simbolismo dell'uomo che muore a vecchia vita, viene sommerso e nasce a nuova vita. L'acqua non salva, il sangue salva. Il credente prima si salva, prima accetta Cristo, dopo viene battezzato. Ecco perché non si può battezzare i bambini, i neonati, i bambini piccolini di 4-5 anni, neonati, quello che è, non possono essere battezzati. Il sangue lava i peccati, senza sangue, senza spargimento di sangue, non c'è remissione
dei peccati. Fratello, ancora li giustifichi? Ancora li giustifichi? Se dopo questo video ancora li giustifichi, io rinuncio. Ti continuo a rispettare e amare, ma rinuncio con te. Lo dico con rispetto. Fratello, badiamo bene a quello che è scritto. Ebrei 10:4. Fratelli separati? Il fatto che ci sono altri, come dici tu, che non fanno parte di noi, non sta dicendo che devono avere un'altra dottrina, come tu stai in modo in buona fede asserendo. Tu sei un caro fratello e io ho il massimo rispetto per te, però proprio perché ti amo ti dico anche la verità e spero che questo video apra gli occhi a qualcuno. Perciò che egli è impossibile che il sanguinitore di becchi tolga i peccati, si fa sempre riferimento al sangue, mai all'acqua. Ci sono 10.000 passaggi, noi ve ne stiamo dando alcuni, fratelli, i passaggi sono 10.000. Quelli ambigui che usano loro sono 2, 3, che adesso andremo a vedere, che sono completamente decontestualizzati. Primo, secondo, sono 3 passi davanti a 10.000 passi, terzo, quarto, sono completamente contro il ragionamento biblico che vi stiamo portando avanti alla luce della Bibbia stessa. No, ma aspetta, tutto capitolo 10. Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, tu mi hai apparecchiato un corpo, tu non hai gradito olocausti né sacrifici per il peccato. Allora io ho detto, ecco, io vengo, questo è un salmo, egli è scritto nel rotolo del libro, io vengo per fare, oh Dio, la tua volontà, avendo detto innanzi, tu non hai voluto né gradito sacrificio né offerta né olocausti né sacrificio per il peccato, parlando degli animali, i quali si offeriscono secondo la legge, egli aggiunge, ecco, io vengo per fare, o Dio, la tua volontà. Egli toglie il primo per stabilire il secondo, e per questa volontà siamo santificati noi che siamo per l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta, e non che c'è lì l'ostia che diventa la vera carne di Cristo, la transustanziazione e tutte queste sciocchezze qua. Una volta, non si ripete, e oltre a ciò ogni sacerdote è in piedi ogni giorno ministrando e offrendo spesse volte i medesimi sacrifici, come la transustanziazione, i quali già mai non possono togliere i peccati, ma esso avendo offerto un unico sacrificio, qui viene annullata la transustanziazione, l'ostia che diventa carne e il vino che diventa sangue, no, questi sono simboli, per i peccati si è posto a sedere in perpetua alla destra di Dio, intercedendo per noi, dirà, né rimanente, aspettando finché i suoi nemici siano posti, eccetera, eccetera, eccetera. Vogliamo leggere anche Prima Pietro. Vediamo se Prima Pietro 1.19, vediamo se me lo prende così. Ah sì, col prezioso sangue di Cristo, come dell'agnello senza difetto né macchia, siamo stati salvati. Non con cose corruttibili, argento o d'oro, siete stati riscattati dalla vana vostra condotta insegnata di mano in mano ai padri, ma siamo stati riscattati col prezioso sangue di Cristo. Prima Pietro 2.
la quale ha portato egli stesso i nostri peccati nel suo corpo sul legno, a ciò che morti al peccato viviamo giustizia, per lo cui il lividore noi siamo stati sanati, Isaia 53, le nostre malattie sono state portate sul legno col sangue, la vita eterna ci è stata data in quel legno, col sangue, con la morte, con la risurrezione, mai con l'acqua, mai con l'acqua, mai con l'acqua, mai con l'acqua. Il battesimo è fatto nel nome di Gesù, falso. Il battesimo dà perdono per i peccati, falso. Il battesimo fa parte del Vangelo e del processo di salvezza, falso. Io prima vengo salvato, dopo vengo battezzato. Non si battezza chi non è salvato, non si battezza chi è indemoniato. Se uno in un battesimo risulta indemoniato, non andava battezzato. Quello dimostra che quel battesimo viene fatto a chi non doveva essere fatto. Potrei proseguire. Prima credi, poi accetti, poi confessi, nasci di nuovo, poi vieni battezzato in acqua. Non mi metto adesso a entrare che chi confessa Gesù Cristo deve essere subito battezzato in acqua, subito. Perché non è così. Ho già fatto un video. Non è così. Nella Bibbia è sempre così. Ho già fatto un video. Io non è un giorno che sono nella fede. Abbiamo da sempre migliaia di casi di persone che vivono una vita licenziosa, di tutti i peccati peggiori di questo mondo, ma vanno in chiesa, gloria a Dio, accetto il Signore, li prendono, li buttano in acqua, peccatore bagnato è entrato, peccatore bagnato è uscito, continuano a vivere la loro vita di licenziosità. Non sta a te, ma beata te, non sta a te, ma beata te. Tutti i giudei, tutti quelli che hanno confessato Cristo, e tutti, quasi tutti, che hanno confessato Cristo nel Nuovo Patto, i primi credenti erano tutti giudei che già vivevano il giudaismo, conoscevano le Sacre Scritture, aspettavano il Messia, e quindi nel confessare Cristo avevano già capito tutto, e anzi rischiavano pure la vita, e venivano battezzati subito. E attenzione a contestualizzare. Dice, e allora quando Paolo ha battezzato il carceriere, che era il carceriere di Filippi? Correggimi sotto il video se sbaglio. Era il carceriere di Filippi che ha battezzato lui e la sua famiglia ed era un gentile? Tanto per cominciare stiamo parlando di uno dei 12 apostoli che avevano tutti e 9 i doni, tutti e 5 i ministeri. Avevano il discernimento degli spiriti, c'era stata l'opera del Signore, era certo che veramente era nato di nuovo. E giustamente se uno veramente nasce di nuovo può essere subito battezzato, ma se veramente nasce di nuovo. Ma se no, ma glielo vuoi spiegare quello che sta facendo? Vuoi vedere se veramente ha capito o se magari come fanno alcuni che vanno al mare, anche noi abbiamo fatto i battesimi al mare, per carità non è quello, gloria a Dio, magari sempre, magari tutti i giorni, tranne che l'inverno, se no gli fai via un corpo, Borelli, specialmente le persone anziane, e che vanno al mare, chi vuole essere battezzato? Venga, si tuffi in acqua e fanno la mucchiata in acqua. Ma poi gli dai la palla e si mettono pure a giocare a pallacanestro. Attenzione, perché questi, insieme ad altri, questo insegnano. Qui c'è scritto questo. E ancora tu li vuoi difendere? Ma non è tutto qua.
c'è ancora dell'altro. Vedetelo, vedetelo. Conoscete la Bibbia? Giudicate? O non vuoi giudicare? Ah, non vuoi giudicare? Tu non giudichi? E allora se non giudichi, non giudicare neanche questo video. Non dire che io non devo dire quello che sto dicendo, perché stai giudicando. Non dire che è sbagliato quello che io sto dicendo, perché stai giudicando. Non dire che io devo pensare questo e quell'altro e non devo pensare questo e quell'altro perché stai giudicando. E soprattutto accetta tutto quello che io dico perché giustamente tu non giudichi. Mi sono spiegato. La mancanza di conoscenza delle sacre scritture porta il credente, alle volte neofita, alle volte imprudente, che si ferma a Giovanni 3,16. E tutta la sua vita la passa in Giovanni 3,16 e non va oltre. Non sai in cosa credi, non sai perché credi in cosa credi e non sai difendere quello in cui credi. Siamo saldi nella sana dottrina. Viviamo ed sperimentiamo la sana dottrina. Occhio a quello che conosciamo. Occhio a conoscere bene la sana dottrina. I tempi che ci circondano sono tempi duri e difficili. Là fuori è pieno di lupi rapaci che vogliono le vostre anime. Impariate a crescere e a non essere oddio, mi sento, oddio, mi casca una briciola in testa, Satana mi attacca. Vai avanti, fortificati. Riprendi Satana nel nome di Gesù. Sgrida Satana nel nome di Gesù. La redenzione è per sangue, non è per altro liquido, tipo l'acqua. Seconda Timoteo 4:2-7 dice che dobbiamo riprendere severamente certe situazioni. Vi sono molti ribelli, molti cianciatori, seduttori di menti, mente, spirito e anima, nel linguaggio originale, principalmente quelli della circoncisione, a questi conviene turare la bocca, quello che stiamo facendo noi e che dovrei fare anche tu. Lo dico con amore, fratello. Se veramente amiamo la parola di Dio, dobbiamo aiutare questi malcapitati che ci hanno scritto. Ah, certo, poi sono fatti nostri, perché la persecuzione arriva. Che gli ha detto Paolo a Timoteo? Chiunque voglia vivere l'Evangelo di Gesù Cristo sarà prospero e pieno d'esordi? Mercedes, piscine, ville a 5 piani? O forse gli ha detto sarà grandemente perseguitato. Qual è stata la vita di Paolo? Sapete che cosa dice questo movimento? Che nessuno deve avere malattie e che non bisogna decontestualizzare il fatto che Paolo è stato colpito da una malattia. Ah, noi decontestualizziamo. Falsi. Falsi. Che altro dicono? Secondo la Bibbia, chiunque sia pentito dei propri peccati e ravveduto, cioè chi ha deciso di abbandonare i suoi peccati e abbia creduto in Gesù Cristo, chi può essere battezzato? Allora, secondo la Bibbia, chiunque sia pentito dei propri peccati e ravveduto. Quindi c'è un po' di contraddizione. Prima dicono che il battesimo salva, poi dice che se uno si è pentito, si è ravveduto dei propri peccati, può essere battezzato, ma se si è ravveduto è già e ha invocato il nome di Dio, è già salvato. Quindi, come vediamo, c'è contraddizione, e laddove c'è contraddizione non c'è la luce di Dio, non c'è lo Spirito Santo. Come può uno che non ha lo Spirito Santo dare lo Spirito Santo a te, fermo restando ci sia qualcuno che ti dà lo Spirito Santo?
Ma io ho visto tizio che ha pregato e quello ha ricevuto lo Spirito Santo. Bravo, ha pregato. Ha pregato. Se il Padre vuole lo dà. E non come facevano i primi 12 apostoli che temponevano le mani e ricevevi lo Spirito Santo. Ecco perché l'Apostolo Paolo gli ha detto a Timoteo: non imporre precipitosamente le mani ad alcuno. Di questo ne parleremo tra un po'. Occhio a conoscere bene il contesto biblico. Occhio a conoscere bene il contesto biblico. Noi facciamo questi video perché nel nostro piccolo vediamo contesto. Nel nostro piccolo noi siamo dei piccoli strumenti. Fratello, io so di essere un piccolo strumento. Io lo so di essere fallibile, lo so di essere il primo grande peccatore e so che non dovevo neanche stare qui a predicare. E se io sto qui a predicare per la grazia di Dio, che un ex balbuziente sta a predicare, è un miracolo grandissimo. Io non dovevo stare qui a predicare. Far parlare un ex balbuziente, che prima di entrare nei posti e mi viene da piangere, faceva così, per riuscire a dire tre parole attaccate l'una all'altra. È un grande miracolo di Dio. Secondo la Bibbia, in tutti gli esempi biblici, le persone vengono battezzate immediatamente dopo aver creduto. Ne abbiamo già parlato. Da nessuna parte la Bibbia afferma che prima del battesimo si debba dimostrare di vivere una vita esemplare e di essere un fedel membro di Chiesa, secondo l'opinione di un pastore o di un leader. Ne abbiamo già accennato qualcosa e comunque abbiamo fatto già il video. Non chiedetemi dove sta perché non me lo ricordo, io dimentico. Lo sapete che io soffro di amnesia, non è una novità, ho questa grande croce. Io dimentico le cose. Non ci posso fare niente. Alcuni dicono che chi dimentica le cose è perché non ha la chiamata di Dio, non ha il ministero, non ha questo, non ha quell'altro, non ha l'unzione, non me ne importa niente. Io non so se ho un ministero da parte di Dio e lo dico con sincerità, io non so se io ho ricevuto il ministero da Dio, non lo so. Dice, e allora perché lo fai? Sai perché lo faccio? Perché predicare l'Evangelo non è peccato. E nessuno andrà mai all'inferno per predicare l'Evangelo correttamente. Ecco perché lo faccio. È perché tutto sommato il Signore ci dice a tutti di predicare l'Evangelo. Se poi io ho il ministero, non vedo l'ora di saperlo. Me lo chiedo anche io. Poi ci vuoi credere, ci credi. Se pensi che sia falsa umiltà, è giusto che tu continui a pensarlo. Ci mancherebbe. Siamo in apologetica forte e quando si sta in apologetica i toni sono alti, sono accesi, sono molto accesi. Gesù quando difendeva e riprendeva era fortissimo e lo stesso spirito è in noi, senza peccare, perché non stiamo peccando. Anzi, la potenza per una nuova vita viene dal battesimo. Fratello mio, se dopo questa asserzione tu li continui a difendere, veramente non lo so che dirti. La potenza viene dall'acqua, dal battesimo. Ho capito perché battezzano solo nel nome di Gesù. Certo, lo Spirito Santo lo tolgono completamente, perché a casa mia la potenza la dà lo Spirito Santo. La potenza per una nuova vita viene dal battesimo. Sta parlando del battesimo in acqua, chi può essere battezzato in acqua? Sta
sta parlando del battesimo in acqua, la potenza per una nuova vita viene dal battesimo in cui l'uomo vecchio, vedi, fa riferimento al battesimo, muore con Cristo e noi risuscitiamo con Cristo. La potenza del battesimo è il contesto ideale per cacciare subito qualunque demone falso abiti nella persona che si è battezzata, ottenendo una liberazione potente sovrannaturale. Non sta nella Bibbia, corrisponde esattamente alla mail che ci ha mandato il fratello. Il fratello ha detto la verità, non si può difendere queste persone. Se io vado in Fatti degli Apostoli, capitolo 1, il Signore Gesù Cristo dice: quando lo Spirito Santo verrà su di voi, voi riceverete potenza. Lo Spirito Santo è la nostra guida, la nostra luce. Lo Spirito Santo ci rivela il futuro. Lo Spirito Santo ci libera, rompe le catene. Lo Spirito Santo ci dà luce. Lo Spirito Santo ci dà intendimento. Le Scritture le capiamo per lo Spirito Santo e non per un bagno in acqua. Hai bisogno di altro. Ma non è tanto a te che lo dico, perché tu sei un caro fratello e io ti stimo e ti apprezzo tanto. Poi non sto facendo il tuo nome, massimo rispetto, e ti amo in Cristo Gesù, perché so che sei un fratello che magari io avessi un fratello come te, ma proprio perché ti voglio bene a te e voglio bene a tutti quanti, noi diciamo, insegniamo la parola di Dio per quei pochissimi che l'accetteranno. Ok. Allora, da dove tirano fuori questi che l'acqua toglie il peccato, che il battesimo toglie il peccato? Vanno a prendere quei due o tre versi e ci vanno a costruire un castello. Se tu vai in Fatti degli Apostoli 2.38, è scritto: Pietro disse, ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo. Nel nome di Gesù Cristo l'abbiamo già spiegato, il battesimo si fa nel nome della Santissima Trinità, perché qui sta raccontando una storia, non sta dando dottrina, come ha fatto Gesù in Matteo 28 che ha dato dottrina, e questo viene fatto in remissione dei peccati. Domanda. L'acqua, secondo questo passo, toglie i peccati? Abbiamo visto di no, però siccome apostati ce ne sono, allora intanto abbiamo un verso contro 10.000, ma vi voglio far notare altre cose, cari fratelli e amici che siete in buona fede e che siete sinceri con voi stessi e soprattutto che amate la parola di Dio. Guardate quello che c'è scritto qua. Prima Pietro 4.8. Ping. Avendo innanzi ogni cosa... Vabbè, cambiamo un po' versione, perché qui parla di carità, io vi voglio dare il termine amore. Soprattutto... abbiate amore intenso gli uni per gli altri. Perché dobbiamo avere amore gli uni per gli altri? Perché l'amore copre moltitudine di peccati. Domanda: l'amore lava i peccati del peccatore? Qualcuno dirà no. Perché qui l'amore non lava i peccati del peccatore, mentre invece qui l'acqua si laverebbe i peccati del peccatore? Perché questo sì e questo no? È una domanda. Visto che dobbiamo prendere i passi fuori dal contesto, allora prendiamo anche questo, ma mica è finita qua. Allora, se io vado in Giovanni 20.23, è giusto, ci ho messo la C e non lo capisci, no, c'hai ragione pure tu.
A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi li riterrete saranno ritenuti. Domanda, da quando in quando? Cioè, stando a questo qua, se io perdono qualcuno, in automatico i miei peccati mi vengono lavati. Quindi la redenzione dipende da me, se dovessimo ragionare così. Qualcuno dirà, no, la redenzione non dipende da te. Ah, dipende dal sangue di Cristo, ma lasciamo stare adesso questo argomento che abbiamo già trattato. Perché qui non è così e qui invece sarebbe così? Perché l'amore no, le opere no, il perdono no, ma l'acqua sì. Come vedete, non è tanto quello che dice un passo isolato dal contesto, ma è quello che dice un passo alla luce del contesto. Ok? Qui dice, ravvedetevi e sia battezzato in remissione dei peccati. C'è tutta una storia che si parla di ravvedersi. Prima di questo c'era stato un discorso che Pietro aveva fatto. Questo discorso di esortazione, di accusa, dicendo voi avete crocifisso il vostro Messia, voi siete dannati, loro si sentirono compunti nello spirito, nell'anima, accettarono e confessarono di essere dei peccatori, dicendo che dobbiamo fare per essere salvati, ovviamente, inteso. Confessione, quella confessione li ha salvati. Allora, visto che voi avete confessato, adesso ravvedetevi, e no che non si è mai visto nessuno, come dicono loro, che noi pastori diciamo che prima di fare il battesimo uno non è scritto da nessuna parte che deve avere una vita congrua ai sani insegnamenti dell'Evangelo. Falso, ravvedetevi e poi ciascuno, cioè porti una vita giusta, sia battezzato in acqua. In remissione dei peccati, certo, certo, perché io confesso, accetto, il sangue di Cristo mi lava, come abbiamo visto, nel contesto della sua parola, e non che l'acqua mi toglie il peccato, come l'amore non toglie il peccato, copre moltitudini di peccati. Questo viene spiegato altrove, non ve lo do per motivi di tempo, cioè che quando qualcuno ti fa del male, pecca contro di te, l'amore passa sopra questi peccati che ti vengono fatti, lo comporti, lo sopporti, lo ami, preghi per lui. Idem per questo. Vanno a cogliere dei passi e li decontestualizzano, e questi sono ripieni di Spirito Santo e fanno sto lavoro qua. Infine, lo Spirito Santo, dopo essere battezzati in acqua, dicono che tutti ricevono lo Spirito Santo e parlano lingue. Quindi, lo Spirito Santo viene solo, secondo loro, durante il battesimo nell'acqua. Questo è falso. Se tu prendi Atti, capitolo 10, troverai la storia del carceriere, che era il carceriere di Filippi. No, 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 non è il carceriere, io sto a fare un po' di confusione con questo carceriere, abbiate pazienza. Allora, allora Romani 10 parla... del centurione di Cornelio. Pietro subito dopo disse lo stesso visione che avevano i mandati da Cornelio. Ok, ecco tre uomini, quanti giorni sono passati fino a questo? Era digiuno, ora Simeone
ha risuscitato e egli ci ha comandato. Mentre Pietro teneva ancora questi ragionamenti, stava parlando con i gentili, lo Spirito Santo cade sopra tutti loro che udivano la parola. Tutti i fedeli della circoncisione, i quali erano venuti con Pietro, stupirono che il dono dello Spirito Santo fosse stato sparso anche sopra i gentili, poiché gli udivano parlare diverse lingue, magnificare il Dio. Allora Pietro prese a dire: può alcuno vietare l'acqua? Come vediamo, il Signore ti può battezzare anche prima del battesimo in acqua, o dopo, o quando a Lui piaccia. E non è un qualcosa di contestuale, come insegnano questi, dietro quelle lingue c'è qualcosa che non va. Tanto più che sono lingue molto strane, e alcune non sono manco lingue, perché io ho visto la vera opera di Dio, io stesso, lo Spirito Santo, e non è altro che un lololololololo. Ma dove, ma che lingue so, lololololo, ma che roba è? Lololololo, sì, come faceva Bud Spencer e Terence Hill, da 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 da
pagliacciata. Dice: c'è tanta gente in buona fede, lascia stare la gente in buona fede, lascia stare che il Signore magari può operare in qualche poraccio, e scusate il termine, mal capitato. Io ce l'ho coi responsabili. Si fa accenno a che ci sono dei miracoli. La cosa il trucchetto della gamba che si allunga è stato smascherato come trucchetti. E la maggior parte di quei miracoli sono falsi. E anche se ci fosse un vero miracolo, anche dove stanno i falsi movimenti, Satana fa dei miracoli, e alle volte anche Dio stesso ha misericordia e li fa. Ma Matteo 7 parla di che ci sono falsi miracoli, ovvero che comunque i miracoli non sono indice di salvezza. E quando qualcuno di questi viene da te e ti dice di fare miracoli, non gli fare i soliti miracoli da quattro soldi, la gamba che si vede, che ti fanno vedere lucciole per lanterne. Portalo in un centro di malati terminali, dove ci sono i malati di AIDS, e fagli guarire un malato di AIDS. Satana non può guarire nessuno da AIDS, Dio sì. E ne ha guariti molti. E se sei malato di AIDS, non andare da questi cialtroni, chiuditi nella tua cameretta, mettiti in ginocchio, alza le mani al cielo, che Dio ti tolga l'AIDS. Il Dio è potente di farlo. Come può non farlo? Lui decide, l'importante è l'anima. Ma il Dio ancora oggi guarisce. E tu, fratello, che mi hai detto queste cose e mi hai anche scritto, mi hai detto che tu hai fatto delle preghiere e che il Signore ha operato, gloria a Dio per questo. Io non ho questo dono, io ho sempre pregato ma mai nessuno è guarito. C'è una situazione a casa mia di qualcuno che sta male, non voglio fare il nome. Prega Dio che possa intervenire, perché io non ho questo dono. Grazie. Santo all'Eterno, Dio te ne ricompensi. Santo all'Eterno, con potenza di segni e prodigi, con la virtù dello Spirito di Dio. La potenza, i prodigi, i segni, viene dalla virtù dello Spirito di Dio. L'acqua non dà potenza. È un'eresia. In 1 Corinti 12, 7, 11 ci sono i 9 doni. Vengono elargiti dalla potenza di Dio attraverso lo Spirito Santo, mai attraverso l'acqua. L'acqua non dà potenza, il battesimo in acqua
non dà il battesimo dello Spirito Santo, lì non c'è lo Spirito Santo, non troverete mai un solo passo nella parola di Dio dove uno che si battezza è indemoniato ed escono fuori i demoni. Il battesimo non caccia i demoni. Investigate tutta la scrittura, i demoni vengono sempre cacciati, sgridandoli nel nome di Gesù Cristo. Sempre. E alle volte, questo vale per noi, neanche escono. Perché sono talmente potenti che per cacciarli bisogna pregare. Non c'è scritto che l'acqua caccia i demoni. Li difendete? Li difendete? Difendeteli. 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 Io ho finito. Mi basta e mi avanza. Li volete difendere? Benissimo. Che Dio giudichi. Dove sta la verità? Se nella sua parola, se in quello che vi abbiamo dimostrato, o se sta in loro. Come li chiamate? Fratelli separati? Andategli dietro se gli volete andare dietro. Io ho finito. Ho finito. È stato un video duro, polemico. Il cristiano è chiamato a fare polemica, eppure parecchia. È stato un video duro? È più duro quello che soffrono quelli che capitano in questi posti. È più duro. Stanno messi male loro, non chi vede questo video. Chi vede questo video, secondo me, sta messo bene, perché ha conosciuto la verità che è la Bibbia. Ed è la Bibbia la verità che vi rende liberi. Non è Alessio Evangelisti, non è un movimento, non è niente. Va bene, basta mo a essere duri. Controlliamoci. Procacciate l'autocontrollo e lo spirito di correzione. Amen. Signore, grazie. Vogliamo fare una preghiera. Normalmente non lo faccio, ma me la sento in cuore. Signore, veniamo a te, Padre, nel nome di Gesù, per ringraziarti, Signore, per la tua santa parola in questi ultimi giorni, Padre. Abbi pietà, Signore, di questo poco popolo che è rimasto ancora fedele, ancorato all'unica salvezza, all'unico nome che è Gesù Cristo. Solo Lui porta salvezza, porta pace, liberazione. Solo tu, Padre, hai dato il tuo figliuolo e poi il tuo figliuolo ha parlato con te e tu hai mandato lo Spirito Santo, Signore. Manda lo Spirito Santo, manda il battesimo dello Spirito Santo a chi non lo ha ricevuto. Manda il vero battesimo di Spirito Santo. Aiutaci a non essere vittime di questi falsi movimenti, Padre. Libera i cuori, dai pace, Signore, dai vita eterna, Padre. Prepara questo poco popolo che ti è rimasto per quel giorno quando tu stai per suonare la tromba e rapire la tua chiesa, Signore. Facci trovare i vestiti e non ignudi. Liberaci, Padre, liberaci con la potenza dello Spirito Santo da ogni malattia, da ogni infermità, da ogni spirito che non è tuo, da ogni sentimento. Trasformaci, rendici nuove creature. Padre, te lo chiediamo nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Gloria a Dio. Gloria allo Spirito Santo, gloria al Padre, gloria al Figlio. Grazie per averci seguito e speriamo che questo video sia stato di aiuto a qualcuno. Con voi è stato sempre Alessio Evangelisti e se Dio vorrà ci si vede al prossimo videoprogramma. Shalom.